Sabrina Misteri resta in carcere. L'avvocato del padre anticipa il nuovo colpo di scena. Il suo cliente ritratterà. Questa è l'ultima versione fornita dal suo difensore, l'avvocato Daniele Galoppa, in conferenza stampa. Il povero Michele Misteri non contava nulla in casa sua. Viveva accerchiato in un gineceo e non gestiva neppure un centesimo. Inoltre, ha confermato l'intenzione del suo assistito di ritrattare le proprie dichiarazioni nella parte in cui ha raccontato di aver stuprato il cadavere della piccola Sara. Il GIP ha deciso di convalidare il fermo di Sabrina Misteri, anche se si è riservato di decidere entro 48 ore se emettere ordinanze di custodia cautelare in carcere o se liberarla. I difensori della ragazza, infatti, hanno chiesto nel corso dell'udienza l'immediata scarcerazione. Al termine dell'udienza, di convalida, Sabrina Misteri ha posto al suo difensore, l'avvocato Vito Russo, la seguente domanda: tutto quello che sta accadendo è assurdo, ma gli innocenti escono dal carcere? Infine, il difensore, a proposito del fatto che il giudice si è riservato di decidere sulla custodia cautelare della giovane, ha aggiunto: attendiamo serenamente il provvedimento del GIP sulla misura cautelare di Sabrina. Il fatto che il GIP si sia riservato di decidere per noi è già un risultato importante.